bene. Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove, vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male. Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di blog, naturalmente in diretta, ma che abbraccio struggente questo di Michael Jackson, un abbraccio meraviglioso. La sua canzone parla di solitudine, You Are Not Alone, tu non sei solo. E infatti questa canzone nei suoi versi, tu non sei sola, io sono qui con te, sebbene tu sia lontana, io sono qui per restare. E culmina tutto con un abbraccio meraviglioso. Parliamo infatti nel nostro viaggio oggi, noi, come ci ricorda la nostra bellissima grafica, noi infaticabili eroi, naviganti, sognatori alla ricerca dell'isola, questa settimana alla ricerca dell'isola dei soli, dei solitari e dei socievoli. E insomma andiamo ad esplorare quello che c'è di diverso, delle differenze tra sentirsi soli, essere soli e l'isolamento che abbiamo vissuto in tutto questo ultimo anno. Siamo in estate e certamente il sentirsi sole potrebbe essere un sentimento più acuto, più presente in varie fasce d'età, ma andiamo a scoprire piano piano. Prima però io, vedete, c'è un posto vuoto qui che adesso accoglieremo con una graditissima ospite. Lei negli anni 70 iniziava un programma importantissimo che era Canzonissima con una sigla, e questa sigla ce la siamo fatta prestare da Canzonissima a blog per avere qui una signora della televisione e del teatro che ha fatto tanta storia e tanto ha lavorato nella televisione e nel teatro e che ha fatto compagnia a tanto pubblico di diverse età. Guardate un po'. Yeah.
Yeah. Mita Medici, benvenuta. Grazie. Ma che gioia, grazie di aver accolto il nostro invito. Ma è stato bellissimo, gentile, garbato, entusiasta l'invito e non potevo rifiutare. Grazie, troppo buona, perché devi sapere che io e Katia Napoleone, la mia coautrice, abbiamo preparato una puntata molto bella che parlerà anche di te, quindi dei tuoi momenti di vita che sono stati, come dire, più solitari e quelli che invece sono stati, perché andremo, chi è? Non si sente nessuno, però di momenti di vita in cui ci sono grandi storie, una grande storia d'amore, non grandi, una grande ma storia che, d'amore. Una, quella saranno, diciamo. Quella ragazzi. Andremo a conoscerne proprio per capire, poi dopo se è rimasta sola vedremo che cosa è successo. Ecco. Dopo, però prima, in questo tema, che è un tema invece molto sentito, sì, soprattutto in estate, ne converrai, andiamo a vedere una storia che è la storia di una persona che si chiama Francesca, che è seguita dalla Croce Rossa Italiana, ed è una fotografia di quanto la solitudine certamente sia un malessere che può essere molto vissuto molto male. Vissuto meglio se c'è la Croce Rossa, che sarà tra l'altro nostra ospite il giovedì prossimo. Vediamo la storia di Francesca. Io vorrei che per esempio Giovanna e Rodolfo mi tenessero con la mano, mi portassero vicino a una spiaggia, che le onde del mare portassero tutto il male dei miei occhi e lo buttassero via. Grazie, sei del mio conforto. Un giorno della mia vita accesi la televisione e vidi questa pubblicità, così dice, io potevo fare un tentativo, mi rispose da dire, una bella voce dolce, calma, allora dissero aiutiamo le persone, siamo così in difficoltà, questo è proprio il caso mio, perché io sono sempre sola. Daniele disse, adesso ti vado il comitato di Napoli, loro sono venuti, e la prima cosa, ho avuto un contatto con la pelle di umanità tra di loro. Mi senti molto contenta perché già sentivo un affetto familiare, perché per me la Croce Rossa è amore. Io vedo sempre notte a fianco a me, perché non vedo una farfalla che vola, un uccellino che canta, niente. E tramite loro adesso sto risolvendo quest'ansia che c'ho in corpo. Sento un calore quando loro mi danno la mano. In loro ho trovato tutto. Ho trovato amore, affetto, mi portano a fare la passeggiata, mi confortano. Io vorrei che quando loro stessero qua si fermasse il tempo. La signora Francesca vorrebbe che si fermasse il tempo quando è in compagnia e quando non rimane da sola. Avete visto quanto importante l'apporto dei volontari della Croce Rossa, che portano compagnia, portano conforto, aiutano tante persone solo a fare semplicemente una passeggiata. Certo. Ed è fare una passeggiata non più da sola, perché magari non hai più voglia di farla da sola, ma con qualcuno e che con cui puoi conversare. Ecco, certo, e condividere delle condividere le emozioni credo che sia la cosa più bella quando non si è da soli. Credo. Assolutamente. E adesso mi aiuterai, sì, Mita, grazie, anzi, ad accogliere, ma prima però voglio dare in previsione anche della prossima settimana dell'intervento della Croce Rossa qui a Blog, voglio dare il numero verde, che è un numero di assistenza attivo tutto l'anno, ma in estate soprattutto, per tutte le urgenze che ci possono essere d'estate, le spiegheremo bene settimana prossima, legate al mese estivi, al caldo, agli anziani, alla solitudine. Il numero è numero verde 800 06 55 10, lo ripeto 800 06 55 10. Rivolgetevi con fiducia al numero verde della Croce Rossa per qualsiasi motivo voi abbiate bisogno, non esitate, perché i volontari sono a disposizione per qualunque cosa, anche appunto per fare la spesa, andare a prendere medicine, sì, in farmacia,
ecco, per queste cose qua, che poi con questo caldo gli anziani devono fare attenzione assolutamente. Adesso però, legata proprio alla Croce Rossa, c'è un amico di tutti gli italiani, è un amico, è una star lui, però è anche, come dire, l'amico della porta accanto, perché è proprio la persona che tu incontri sul pianerottolo e dici, scambi subito due parole. Lui è una persona con un animo grande, una persona con un cuore grande ed è molto solidale nelle iniziative sociali. Lo presentiamo con una piccola canzone da lui ribattezzata Bonsai, molto simpatica. Lo introduciamo così. Ho sempre avuto la chitarra in mano fin da quando avevo 9 anni, ho sempre cantato e questa canzone mi diede una grande popolarità. E fa così. Lei gli diceva: se tu mi amassi, poi gli scriveva: se tu mi amassi, gli sussurrava: se tu mi amassi, lui le rispose: ma no, che non ti amasso. Enzo Iacchetti, ma benvenuto. Ciao Enzo. Buonasera, mi ciao. Vedete? Mi sentite? Mi vedete? Sì, ti vediamo, sentiamo. Sono qui in compagnia di Mita Medici, che questo. Si stava ridendo a crepapelle su questa canzone Bonsai tua. Certo. Grazie Mita, ciao. Sei adorabile. È molto carina. È deliziosa. Grazie Enzo per questo collegamento, sei molto gentile, grazie di cuore davvero. E, grazie a voi. Ecco, dunque tu adesso sei, per introdurre l'argomento solitudine, sei in vacanza, immaginiamo, perché Striscia è ferma, sei in vacanza e quindi speriamo in una situazione di socialità o con lo star bene con te stesso, chi lo sa, insomma, ecco. Io ho un rifugio nelle Marche, sì. E devo dire che appena posso lo raggiungo, insomma. È una terra che non è ancora frequentata molto dai VIP, a parte Mita Medici, che potrebbe essere un'ottima ospite qui nelle Marche, va molto bene. Ben accetta. E io non è che mi nascondo, ma lo sai, non sono mai stato un frequentatore di ambienti così, mi sono sempre dato più da fare con gli amici, ecco. Certo. E questa sera purtroppo non riescono a stare zitti, spero che voi non li sentiate, perché qua appena si mangia qualcosina c'è il vinello buono, che fa un bello. Si fa un aperitivo alle 5 e si va a casa alle 11, è così. Ma tu, adesso ti abbiamo perso, ma ti recupereremo presto. Ecco, Enzo, ma tu sei una persona socievolissima certamente, ma il tuo rapporto con lo stare solo con te stesso qual è? Riesci a stare solo anche o no? Beh, durante il Covid devo dire sei stato costretto. Ho fatto della solitudine la mia compagna, perché A, perché non ce l'ho, B, perché sono rimasto chiuso in casa con il mio cagnolino Lucino. Per cui niente, la solitudine è diventata un po' la compagna di vita di quei mesi terribili, ecco. Ci sto abbastanza bene, però bisogna stare molto attenti, perché come diceva Gaber, non è sempre la migliore compagnia la solitudine. Assolutamente. A proposito di sai Mita, cioè Enzo sta facendo un'iniziativa molto bella, perché ha scritto proprio nel periodo, no Enzo, della pandemia, del confinamento, non è un libro in realtà, lui l'ha battezzato così, non è un libro, è però un'opera di pensieri che lui adesso porterà in giro per l'Italia in degli incontri con il pubblico,
e questi incontri serviranno per certamente vendere il libro, ma di cui Enzo non prenderà niente, perché tutto sarà devoluto alla Croce Rossa, appunto, per i volontari e per l'acquisto di un'ambulanza, se possibile più di un'ambulanza. È così, Enzo? Sì, allora la storia non era, io non volevo fare un libro, è che in quei mesi ho appiccicato fogliettini dappertutto con scritto tutti i miei pensieri. Gli artisti hanno patito, molti hanno patito il Covid diversamente, tristemente devo dire, e noi artisti l'abbiamo patito anche molto psicologicamente, perché siamo abituati ad avere la gente davanti, il pubblico davanti, e improvvisamente è caduto tutto, no? Sembrava che durasse solo una settimana, invece poi ecco. E allora io cosa ho fatto? Appena sono arrivati i vaccini ho raccolto tutti i miei fogliettini e ho detto: ma perché non usare questa cosa? Li ho messi insieme, li ho sistemati ed è venuto fuori un libricino di 70 pagine. Allora ho detto: un libro lo fa Bruno Vespa che fa 180 pagine, il mio ne ha 70, allora lo chiamo non è un libro. Bene. In realtà non costa molto, perché se tu hai un centesimo mi dai un centesimo, se hai 100.000 euro dai 100.000 euro, ma non a me. Alla Croce Rossa. Ma dove si trova il libro? Dove si trova? No, sarà in questi incontri. Durante gli incontri dal 21 luglio, cominciando da Vicenza. Io invito tutti ad andare sul sito di Croce Rossa, perché c'è proprio il calendario www.cri.it. Sul sito di Croce Rossa c'è proprio il calendario di questi incontri con Enzo Iacchetti, che appunto, come diceva lui, è lasciato al buon cuore degli spettatori, del pubblico. Vedrai che andrà molto bene, si comprerà anche più di un'ambulanza, perché tu sei molto amato, sei molto credibile, e quindi il tuo senso civico di solidarietà entrerà nel cuore delle persone, vedrai, Enzo. Poi si comprano il libro, ma anche la serata, la tua partecipazione certo, le cose fantastiche dello stare con te. Dello stare con te comunque tu ci scherzi, ma Lucino, il tuo cagnolino, è vero che i cagnolini gli manca solo la parola tante volte, perché tu hai detto che ci parlavi, ma è vero, perché sì, Enzo, no? Manca solo la parola. No, io ci parlavo, lui rispondeva, e io ho pensato che era strana sta cosa di un cane che parla. Geneticamente non è possibile. Ho chiamato il mio medico in videochiamata e gli ho detto: ma perché io sento il cane che parla? E lui mi ha detto: forse è meglio che prendi meno antidepressivi. Senti, però le cose che ha detto Lucino sono scritte nel libro. E sono parole straordinarie, io non so, gliele avrò lette negli occhi, sono parole che sgridano un po' l'umanità per come si è comportata con questa confusione che ha creato un po' nelle teste di tutti quanti noi. Tu sei anche un po' incazzato per quello che è successo in Lombardia, per tutte le cose politiche, insomma, le cose che si potevano far meglio, diciamo la verità. Sì, molto. Sai, io abito vicino all'ospedale Niguarda e ti devo dire che nei primi 3 mesi non si dormiva la notte per il rumore delle ambulanze. Sì. E poi ogni giorno morivano medici, morivano persone, e nessuno riusciva a farci capire che cosa stava succedendo. Poi inghippi con le mascherine, inghippi con le ammucchine. È andata così. Enzino, prima di salutarci, io voglio vedere, vogliamo io e Mita vedere insieme a te, siccome noi tra le cose che più apprezziamo è quello che tu nella tua carriera hai sempre messo al centro la persona e l'uomo, hai sempre messo al centro, e hai fatto come ha fatto anche nei suoi testi Giorgio Gaber, dove evidentemente ti sei riconosciuto, Enzo, in questi suoi testi. Guardiamo poi ci salutiamo dopo averlo visto, guardiamo questa tua straordinaria interpretazione di Giorgio Gaber, una canzone straordinaria, Se ci fosse un uomo, al Festival Gaber. Guardiamo insieme.
Straordinaria la tua interpretazione, Enzino, è bellissima. Ma sai, il comico è sempre un'anima. Eh sì, è tormentata, Tormentatissima, guarda. Mita, tu lo sai perché sei del mestiere. E quando si fa ridere, tante volte dentro c'è una rivoluzione, però ecco, lì è stata una delle poche cose. Che ho fatto volentieri proprio perché mi hanno chiesto: fai se io ci fossi un uomo, se ci fosse un uomo. E ho detto: ma ragazzi, sta canzone è una botta, io lo dico. No, ma falla a modo tuo. E mo mi è uscita tutta l'anima, che avevo voglia proprio di fare una cosa dura, bella, che è ancora attualissima, assolutamente, una cosa pazzesca, assolutamente. Senti, Zino, tu l'hai conosciuto, sai che lui l'ha conosciuto dopo una serata e poi si è andato a salutarlo, giusto, Enzino? Sì, ho fatto la fila, sono andato a salutarlo e lui mi ha riconosciuto, perché erano i primi anni che andavo da Costanzo, e allora mi ha detto: se aspetti che faccio tutti questi autografi, poi andiamo a cena. E io ho pensato: vabbè, saremo una trentina, perché Gaber andrà a cena con un sacco di gente. E ho aspettato fuori, volentieri, è uscito da solo e mi ha detto: ok, andiamo, chiamo un taxi. E nel senso che era talmente umile che per lui aver trovato un amico nuovo, che tra l'altro stimava, perché mi diceva: mi fai molto ridere con quelle canzoni corte, perché non rompi le palle, sei sintetico, sei comunque, ha sempre un significato anche la stronzata che dici. E insomma, abbiamo cominciato a parlare, siamo diventati molto amici. E vedi, e devo dirti che umanamente pochi divi, pochi VIP ho conosciuto così uguali come sul palcoscenico. Lui anche al cameriere lo trattava come una bomboniera: per favore, mi porta un po' di insalata, sia gentile. Cioè, io non ho mai visto un uomo parlare con un cameriere così. Cioè, certo. Massimo gli dice: mi porta un'altra insalata, grazie. Certo. No, lui proprio
lo metteva in commozione. Lui, certo, era un uomo che commuoveva in ogni momento. Ma anche Enzino è un uomo molto sensibile e che andremo a trovare, sì, nelle piazze e nei luoghi, nei giardini, nei luoghi dove incontrerà il pubblico per il suo, lo ricordiamo, non è un libro. Andiamo sul sito della Croce Rossa Italiana, www.cri.it, e vedremo le date. Enzino, è stata una grande gioia, tante belle cose, soprattutto buona cena, ti lasciamo alla tua cena stasera, alla tua compagnia di amici, siamo molto felici che tu sia stato un po' con noi, davvero grazie. Se venite nelle Marche, fatevi vivi, Mita, vieni a trovarmi nelle date, così ti... Assolutamente sì, perché a parte ti amo e ti stimo, ma le Marche sono meravigliose anche, fra l'altro, quindi sicuramente, insomma, se sono da quelle parti ti vengo a trovare con grandissimo piacere. Grazie Enzino. Dai, un abbraccio. Ciao grande a tutti, buona vita. Enzo Iacchetti, grazie, bacio, beso, ciao. Ciao. Bene, sempre gentilissimo. Adesso noi continuiamo con altri ospiti che si uniranno a noi. Io mi sposterò di studio, ma prima di spostarmi di studio, abbiamo detto Mita, le sigle, le canzoni, canzonissima, ci ha avuto grandi ballerini come partner, perché Mita, ha fatto dei balletti, mica bau bau micio micio, come dice Iacchetti, mica bau bau micio micio, ha fatto dei balletti, e quindi ci avrà un danzatore, non danzatore, d'eccezione, su una sua canzone, questa, perché questa si conviene, una canzone, La maschera di Zorro, scritta da te, una canzone scritta da me e dalla musica di Aldo Donati, grandissimo Aldo, e le parole io ho scritto di questo, te lo ricordi il blues, che blues, insomma, c'ha a che fare un po' anche con la solitudine o non la solitudine. Noi proviamo a darci due passi di danza. La regia potrà uscire quando ritiene, esatto, per andare in pubblicità. Noi intanto cominciamo. Va bene. Ok. Ecco la canzone. Com'è che si fa? Ah, sei mancino tu? O è così proprio? Se ti senti un po' così, un po' swing, okay, con il cuore un po' cos'ha, bussa forte la mia porta. È bella questa canzone, bellissima. Ce ne andremo in ritardo. Aldo Donati. Sì. Io e te senza parlare, amore mio, te lo ricordi il blues e la tristezza che rotolava via, amore mio, stammi vicino. Cambiamo. Cambiamo mano. Faremo in riva questo mare, una luna così grande. Forse non l'hai vista mai. Gira, è bellissima, gira, questa canzone, bravo. Ma è bella, non è malaccia, cioè, no, sì, è bella forte, sì. Piangere.
Bentornati, siamo sempre alla ricerca dell'isola che non c'è. Questa settimana, oggi, l'isola della solitudine ma anche della socialità. Vasco Rossi ci ricordava "Sono qui e non mi ascolti", e certamente si sarà sentito più solo per questo. Dice "siamo soli ma soprattutto siamo vivi", che è una buona base di partenza. Andiamo a continuare il nostro viaggio in compagnia di un nuovo ospite. Do il benvenuto a Fabrizio Berruti. Ben trovato, Fabrizio. Grazie. Benvenuto. Grazie. Fabrizio Berruti è un collega, è un autore e un regista importante, autore di cinema e di televisione, con tanti programmi che ha fatto nella sua carriera e continua ancora a fare, ed è anche scrittore e autore. Adesso tornerò da te. Prima accogliamo in studio di là, risalutiamo nuovamente Mita Medici, ciao di nuovo a Mita, benvenuta Manuela Tremante, la nostra psicologa, psicoterapeuta di buonasera. Fiducia. Di buonasera, fiducia. Non avevo bisogno. No. Scherzo. No. Io sì, ogni tanto sì. No, anzi. No, ne abbiamo bisogno noi per capire un po' tutti ogni tanto succede, sì. Allora, andiamo con ordine. Prima partiamo dalla dottoressa Tremanti. Allora, dottoressa, cara dottoressa Manuela, ma insomma, c'è una distinzione tra solitudine e solitudine, nel senso che c'è essere soli, sentirsi da soli, poi c'è l'isolamento. Come dire, c'è un sentimento di solitudine che è provocato e un altro che invece è per scelta, quindi essere magari solitari. Ecco, bisogna fare questa distinzione e capire che cosa fa soffrire eventualmente. Beh, sicuramente la solitudine scelta può essere addirittura una condizione ambita, molto desiderata, una condizione in cui lo spazio che si crea nella mente o anche nella fisicità della persona diventa addirittura uno spazio dove si può arrivare a creare qualcosa di nuovo, quindi è un momento molto elevato, anche molto, molto spirituale può diventare, quindi una grande risorsa. L'isolamento, soprattutto nel momento in cui è obbligato, come quello che in qualche modo abbiamo vissuto anche nei mesi precedenti, può diventare una condizione molto dolorosa, sicuramente se è traumatica, cioè se improvvisamente cambia la nostra realtà, o se comunque ha un che di punitivo, ecco, in qualche modo, nell'esperienza della persona, allora può diventare fonte di grande sofferenza. Andando a conoscere meglio Mita Medici, ci chiediamo se Mita Medici tendenzialmente ha un carattere socievole e estroverso o se è una solitaria. Guarda, io sto benissimo con gli altri, anzi dagli altri per me è una linfa vitale stare, guardare, parlare, condividere, però io sto benissimo da sola, proprio, cioè riesco, ho un mio rapporto con quello che mi circonda, con i miei pensieri, con il mio anche ozio, se vuoi, perché sai, stare soli non vuol dire che poi puoi anche non fare nulla, se poi ho i miei libri, io sono, cioè ognuno di noi è un'isola. Io credo che questo sia fondamentale, cioè siamo comunque un'isola che poi può essere visitata, ci puoi andare a vivere, puoi respingere tutto, ma insomma riuscire a stare bene da soli come scelta e come momento appunto meditativo o anche, ripeto, ozioso o di inventiva di cose, è importantissimo, anche se capisco che può non essere facile, ecco, per alcune persone. Invece Fabrizio Berruti, da attento osservatore e autore e scrittore, durante il periodo della pandemia, nel mentre lavoravamo insieme, preparavamo un programma durante il lockdown che si chiamava La Dedica per Rai 3, un programma di musica molto carino che ho avuto il privilegio di fare insieme con Fabrizio e Pino Rinaldi, poi però ha scritto un'opera che appunto si chiama 2021, che è, scusami, 2000, no, 2021, Voci dall'anno che ha cambiato il mondo. Voci dall'anno che ha cambiato il mondo, che è un libro di estremo interesse perché analizza, ci aiuta a comprendere meglio l'anno che abbiamo passato, ponendoci anche degli interrogativi. È una specie di, come dire, opportunità di riflessione, così, Fabrizio?
Ma dunque sì, è un'opportunità di riflessioni, però diciamo sta proprio dentro la riflessione di questo programma, perché tutti noi ci siamo resi conto, chi più chi meno, nel periodo dell'isolamento, del lockdown, ricordi, stavamo, scrivevamo da remoto, vivevamo una situazione abbastanza complicata, però anche nella realizzazione di quel programma La Dedica io avevo percepito personalmente, poi andando in giro a raccogliere, poi a filmare, a raccogliere tutte queste storie che avevamo individuato, che c'era una gran voglia di raccontare, di parlare e di esprimere un pensiero, forse per la prima volta anche un po' diverso rispetto al solito. Allora, insieme a Roberto Tricarico e a Marilena Carrisi, che sono due amici e colleghi con cui ho condiviso molte esperienze di vita, abbiamo deciso di, come dire, prendere delle persone che ognuno delle quali rappresentasse qualche cosa, un economista, abbiamo evitato i virologi ovviamente, sì, certo. Un economista, un giornalista, un comunicatore, un comico, uno scienziato in senso lato, uno storico, insomma, che avessero delle, una loro riflessione, oltre che la loro esperienza di vita, che era importante ovviamente da raccontare. E tutto questo nasceva da, e poi l'abbiamo messo nella quarta di copertina, io non finirò mai di ringraziarlo, Piero Angela, con cui ho avuto l'onore di lavorare più di 30 anni fa, quando ero veramente un ragazzino, e che malgrado questo ha mantenuto nei miei confronti un grande affetto, io non finirò mai appunto di ringraziarlo, ha rilasciato una intervista, una conversazione, che poi in realtà è stato, come dire, l'incipit del libro, perché diciamo... questo libro nasce da una frase che noi abbiamo messo in quarta di copertina, in cui lui sintetizza un po' quello che è il climax di questo paese, anche un po' della nostra cultura occidentale, ma in particolar modo di quella italiana. Adesso, e cito, adesso tutti dicono ascoltiamo la scienza. Era lui, questa cosa ce l'ha detta nel momento in cui c'era la massima fiducia, e poi dopo è venuta, certo, meno questa fiducia ovviamente. Ascoltiamo la scienza, sono promesse da marinaio, perché sono convinto che passata questa vicenda tutto riprenderà come prima. È come quando uno passa e vede un incidente stradale, rallenta e diventa prudente, poi dopo un po' riprende a pigiare sull'acceleratore. Allora io credo che quella riflessione, che ci ha fatto pensare molto, e poi noi l'abbiamo girata questa domanda a tutti gli autori che abbiamo coinvolto, Carlo Verdelli, l'ex direttore di Repubblica, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, il sindaco di Torino Chiara Appendino, lo scrittore, attore, comico Paolo Rossi, Sergio Nisticò, un economista, il giornalista politico Maria Aiello, il calciatore Massimo Mauro, adesso Francesca Re Davide, la segretaria della FIOM, Katia Tomasetti, grande, certo, avvocato, insomma tanti personaggi. Allora, quello che è venuto fuori, e mi permetto di dire una cosa che forse, non lo so, spero che emerga dalla lettura di questo libro, che invito a leggere, casa editrice Round Robin. Abbiamo visto la copertina e la consigliamo come lettura dell'estate, proprio per, sì, diciamo, conservare una, ecco, memoria. Abbiamo scoperto che in realtà, paradossalmente, dentro di noi c'era un virus, che non era ovviamente il Covid. Ognuno di noi porta con sé un virus, un difetto, qualche cosa, che è per esempio il virus nella politica, il virus nello sport. Per esempio Massimo Mauro dice il virus nello sport è quello che ci porta a dire l'importante è solo vincere. Il virus della politica è quello che ci porta all'autoreferenzialità, all'approssimazione, a quello che tutti noi vediamo negli ultimi anni, questa politica che non affronta i problemi concreti. Allora il Covid è come un muro, come un camion, è andato contro questa approssimazione. Per un momento si è avuta la speranza che la politica potesse riprendere un pochettino il senso. È durata poco, però. Ecco. Parleremo ancora del libro dopo, perché sono interessato alla storia di una ragazza di cui dopo parleremo. Adesso, Mita Medici, che rapporto hai con la fede? Nel senso che per te la fede è uno degli elementi che ti fa sentire meno sola, oppure non hai questo tipo? Ti faccio questa domanda intima. È molto intima. No, guarda, io non ho neanche la fede, perché non mi sono neanche mai sposata. Quindi, ecco, diciamo, la fede come intesa in senso generale non mi appartiene, nel senso, io sono molto curiosa, sono molto interessata e rispettosa delle idee degli altri, di tutto, ma non ho un grande rapporto con la fede. La fede
nei confronti di tante cose adesso, poi... certo, adesso però poi andremo invece una cosa in cui tu credi molto, hai creduto molto, che è l'amore. Dopo indagheremo sull'amore, quella che certo. ti ha fatto certamente sentire meno solo. Alla dottoressa Tremante fra poco, dopo chiederemo sul fatto che la solitudine certamente è un sentimento interiore, cioè un malessere dell'anima, che è molto meno superficiale e forse non si dà importanza ad alcune cose. Fra poco lo scopriremo, e scopriremo anche, ma non siamo più capaci di stare da soli, scopriremo anche questo. Ma prima vogliamo fare un dono per le persone, facciamo tanti pensieri laici, adesso ne facciamo uno invece più cattolico, più cristiano, per chi crede. Vogliamo fare, siamo in estate, questa è la penultima puntata di questa stagione, scusate, la terzultima puntata, andremo avanti fino al 29 di luglio, quindi abbiamo ancora due puntate, il 22 e il 29, giovedì 29, prima di salutarci per le vacanze estive. E in queste vacanze, che sono vacanze per tutti voi, si spera, noi vogliamo fare una preghiera laica da una parte e una preghiera cristiana dall'altra, quindi un augurio laico ma contemporaneamente anche una preghiera cristiana, rispettando chi crede e chi ha questa devozione. E per questo proprio ci colleghiamo adesso con un'amica che è stata una cantautrice molto di talento, che è stata ospite del programma su Rai 3 con me, con Fabrizio Berruti, anzi con Fabrizio Berruti e con me, e lei è collegata, sta facendo questa sera l'inviata per noi, e guardate un po' da dove, da Lourdes, dal santuario di Lourdes. Cecilia Concas, ben trovata Cecilia. Ciao Raffaele, come stai? Bene. Ciao Fabrizio. Ciao Cecilia, come stai? Che piacere. Capo Bianco. Capo Bianco. Ti ha dato il soprannome Capo Bianco. Perché gli ha dato il soprannome Capo Bianco? Allora, no, posso dirlo? Allora, Capo Bianco. Assolutamente sì. Allora, Capo Bianco, perché Capo Bianco è quel personaggio meraviglioso del film di Checco Zalone? Perché quando stavamo girando un pezzo con lei in questo posto meraviglioso in Sardegna, c'era un problema di rumore nella strada, che non si riusciva a incidere, le macchine passavano vicino a questa fonte, questo luogo bellissimo, eccetera. Allora lei si è un po' innervosita, ha chiamato il comandante dei vigili e ha fatto bloccare il traffico perché doveva fare questa ripresa. Allora da lì l'abbiamo chiamata Capo Bianco, perché ha fatto come quello di Checco Zalone. Molto divertente. Allora Cecilia, ti trovi a Lourdes, noi vediamo dietro di te, sì, a Lourdes vediamo la Madonnina dietro di te, vedete, si vede la Vergine e la grotta. Sì. Raffaele, che ti devo dire? Io so che tu in queste ore, come dire, sei stata molto emozionata, ti tremavano le gambe. Com'è questa storia? Sei stata molto... Sì, esatto. Che esperienza è? Sei ancora lì? Sono qua. Allora, erano tanti anni che desideravo sempre venire a Lourdes. Questo è arrivato il momento giusto, il momento di massima proprio ispirazione religiosa. E, quindi ho deciso di fare questo viaggio. E, ho avuto la possibilità, questo regalo immenso dai sacerdoti qua che gestisce Padre Ventrigli, giusto? Che gestisce appunto la chiesa, la grotta di Lourdes, e mi hanno così concesso di animare la Santa Messa ieri mattina. È stato per me un dono incredibile, perché credetemi che ho fatto tante cose nella mia vita, tante cose belle, tante belle esperienze, ma questa, io le gambe, come ti ho detto al telefono, cioè non mi reggevano, il cuore sembrava che mi saltava dal petto. E vedete qua che ho due care, sono simpaticissime, Raffaele, devi sapere. Sì. Qua abbiamo Suora Elena, che ha cantato insieme, io ho cantato insieme a loro anche gli altri canti della messa, e Suor Maria Divina. A loro ci verrebbe da chiedere una curiosità, se lì a Lourdes, perché so che loro lavorano proprio lì abitualmente a Lourdes. Sì, vivono qua a Lourdes. Ecco, sì. Se lì a Lourdes, chi sono le persone che si recano a Lourdes? È difficile generalizzare, ma ci sono anche giovani o solo persone di una certa età? Ci sono anche giovani che vengono?
Ci sono tantissimi giovani, tantissimi, veramente, credimi. Io sono rimasta molto stupita, perché al giorno d'oggi magari i giovani danno poca attenzione a quella che è la fede, ma qua questo è un paradiso. Invito tutti a venire qua, veramente, anche le persone che la fede magari non ce l'hanno, come la signora che ho sentito poc'anzi nello studio, che la saluto anche lei. Veramente, questo è un, io veramente sono arrivata. Cecilia, Cecilia, tu certamente non sei sola, perché hai una bellissima famiglia, hai un marito, un figlio, eccetera. Quindi, però la fede, ecco, no, non sei sola, però la fede ti aggiunge tanto, mi pare di capire, insomma. Sì, mi dà tanto, anche nei momenti di sconforto, quando abbiamo avuto dei lutti in famiglia. La fede mi ha dato tanta forza e coraggio anche ad andare avanti. Cecilia, noi vogliamo attraverso te, appunto, donare al pubblico, non di blog, ma di tutta NSL, quindi di tutto il palinsesto, sia radiofonico che televisivo, vogliamo donare un messaggio di incoraggiamento, di speranza, di fiducia attraverso di te, che ti trovi davanti alla Madonnina di Lourdes. Quindi attraverso di te vogliamo infondere e trasmettere questo messaggio di augurio per un'estate serena, una specie di preghiera che non è necessariamente, come dice Giorgio Gaber, necessariamente con il crocifisso, è una preghiera dell'anima, ecco, può essere anche con uno sfondo laico, però è una preghiera che nasce dal cuore e lo facciamo attraverso una tua breve esecuzione di un'Ave Maria, credo in sardo, e questo sarà, come dire, la motivazione, l'incipit dell'augurio che inviamo a tutti voi a casa, amici di NSL. A tutte le persone che ci... assolutamente, vi auguro veramente con questo canto una buona vita, di stare più sereni, più possibile, ti ascoltiamo, non solo perché... per questa estate, ma per tutta la vita. Ti ascoltiamo. Vado. Questo breve accenno di Ave Maria che ci proteggerà, ci farà sentire più calore, più al sicuro, sicuramente con te, il tuo canto delicato e la Madonnina che sta lì. Sì. Prego. Deus ti salve Maria, quisede sa gratia plena, de gratia se sa vena, eisa burrente su Deus onnipotente, un te usurbistadu prochi tada preservado immaculada prochi ta preservado immaculata. Che bello, grazie per questo regalo, Cecilia Concas. Grazie, Cecilia. Grazie a voi. Ha cantato per noi a cappello, ci ha mandato questo. A cappella e con le campane, le sentite qua? Sì, sì. Le campane sono fortissime, quindi ho avuto un po' di difficoltà. Certo. A mantenere l'intonazione, ma io non sono sola. Voglio allargare anche un po' la inquadratura. Guarda un po', salutate ragazzi. Chi sono queste persone? Tutte persone che sono venute in pellegrinaggio? Immagini. In pellegrinaggio con me, sì. Sono tutti sardi, sì. E quindi li ho invitati anche a venire qua stasera ad assistere. Vuoi fare una domanda? Hai la possibilità di fare qualche domanda velocemente a qualcuno di loro del senso di essere lì a Lourdes? Pezzi si può riuscire a fare? Non so se. Sì, io la voglio fare, voglio rivolgere questa domanda a chi ha organizzato questo pellegrinaggio. È una persona deliziosa. Sì. Lei si chiama, eccola, Maria Giovanna, ve la presento. Sì. Ti passo un auricolare veloce.
Maria Giovanna, qual è il senso di essere lì, qui ed ora, diciamo, di Lourdes, di essere a Lourdes? Ma guarda, Lourdes è un posto speciale. La storia di Lourdes è speciale. Quando si sta qui in un posto sacro, veramente è una ricarica per noi, specialmente dopo il periodo che abbiamo passato. Ma a prescindere sempre, consiglio a tutti di venire qua e farsi coccolare un po' dalla Madonna qui alla grotta, perché è un'esperienza che ci segna, ci fa crescere, è indimenticabile. È una cosa che consiglio a tutti: venite a trovare la nostra Madonnina. Bene, grazie davvero. Grazie. Cecilia, hai fatto, una bellissima corrispondenza, grazie di cuore. No, Cecilia. Con il suono delle campane che ci allieta e ci augura buona estate. Grazie a Cecilia Concas e a prestissimo. Un abbraccio grande. Ciao, abbraccio a voi. Ciao Fabrizio, ciao Cecilia. Ciao, grazie. Ciao. Ecco, abbiamo fatto una diretta bella da Lourdes. Bene. Torniamo al presente romano dottoressa Tremante, insomma, stavo dicendo che è molto, come dire, la solitudine è una cosa interiore, è un po' quando non vieni considerato, non vieni ascoltato. Quella è forse la solitudine più grave di tutte, no? La solitudine può diventare una condizione emotiva quando cominciamo a soffrire dell'assenza di una relazione che sia in qualche modo un nutrimento. Noi nasciamo come esseri relazionali subito, questo è il nostro imprinting in qualche modo, essere con l'altro, e abbiamo bisogno di essere riconosciuti dall'altro. L'altro ci riconosce quando è capace di ascoltarci empaticamente, quando è capace di comprendere profondamente i nostri sentimenti. Devo dire che dal mio punto di vista, essendo una psicoterapeuta, so che ogni volta che una persona bussa alla mia porta lo fa proprio perché ha deciso di uscire dalla solitudine e di ritrovare un'alleanza, di ritrovare una relazione che sia in qualche modo ricostruttiva e di nuovo portare a lasciar fluire le proprie risorse, incontrando se stesso proprio attraverso l'altro. Mita, veramente tu da sola riesci a fare delle cose che io ritengo siano difficili da fare da sole. Esempio, andare al cinema da soli, sì, fare un viaggio tutto da soli, sì, piuttosto che in compagnia. No, guarda, io sto benissimo, proprio adoro, lo sanno i miei amici, anzi io cerco poi le persone, sono curiosa, anche persone che non conosco, proprio assolutamente, quindi non è, però andare al cinema, leggere, cioè lo puoi fare certe cose, anzi le devi fare quasi da solo. E poi, per esempio, ti racconto una sciocchezza. Me la racconti dopo la pubblicità? Ah, va bene, dopo, okay, la pubblicità, tienila, fai un nodo, sì, me la racconti proprio dopo la pubblicità. Okay. Allora, pochissimo e riprendiamo da qui. Quanto è bella questa canzone, Green Day, Boulevard of Broken Dreams, la strada dei sogni distrutti, insomma, cammino su una strada solitaria nel viale dei sogni infranti, sono l'unico e cammino solo, certamente non è solo un'immagine fisica ma anche una metafora, quello di camminare da solo, una metafora della vita. Fabrizio, stavamo parlando del tuo libro che è 2021, che sono voci dall'anno che ha cambiato il mondo. Ecco, c'è la voce di una ragazza c'è la voce di una ragazza. Io, prima di arrivare alla ragazza, una piccola riflessione rispetto a quello che ha raccontato Cecilia Concas e quello che abbiamo detto adesso in questa trasmissione, perché vorrei aggiungere che in questo libro, oltre a non essere presenti i virologi, non è presente la religione, e sembra abbastanza singolare e non è casuale, perché in realtà, e qui mi collego con il tema della solitudine e arrivo alla ragazza subito, perché in realtà questa esperienza ci ha costretto in qualche maniera, spesso a periodi, non sempre, ma insomma
chiusi in casa, chi da solo, chi in compagnia, fortunato, ma insomma comunque abbiamo affrontato il tema della solitudine. E allora nel vivere la solitudine coatta, costretta, in qualche maniera tu sei costretto a parlare con te stesso. Allora, per il non credente parlare con se stesso è come per il credente parlare con Dio. Quindi in realtà, paradossalmente, questo libro, che è un libro profondamente laico, però è anche profondamente religioso. La solitudine di questa ragazza di 15 anni, che per me è stata una scoperta, perché l'abbiamo intervistata come ultima di questo libro, ci ha aperto un mondo. Perché io ho un figlio di 22 anni, quindi in qualche maniera, diciamo, il tema della difficoltà dei ragazzi, degli adolescenti in questo periodo l'ho dovuto affrontare anche con una certa sofferenza. Insomma, io per esempio per i primi due mesi mio figlio, che vive con la madre, non l'ho visto proprio fisicamente. Questo a me è l'unica cosa che forse ha pesato in maniera drammatica. Però questa ragazza ha affrontato il tema della solitudine in una maniera intanto estremamente positiva, cioè ovviamente perché avendo 15 anni c'hai tanto tempo davanti, non è come noi che ce l'abbiamo meno. E lei ha detto, ha messo su una serie di pensieri rispetto alla solitudine, fra cui quello che ha colpito più tutti, che lei la più grande sua voglia è quella di uscire e di abbracciare le persone e di fidanzarsi tantissimo. Cioè lei ha detto: io la cosa che voglio fare quando finirà tutta questa storia, mi voglio fidanzare tantissimo. Una ragazza Brava. Molto carina, molto intelligente, molto sveglia, che però, diciamo, ci ha dato un punto di vista diverso, ma veramente anche... guarda, io invito, non lo dico da padre, non lo dico da persona che comunque noi siamo abituati ad ascoltare le storie, ascoltare le persone, a registrarle, insomma a organizzarle in un racconto, però ascoltiamo i ragazzi, ascoltiamo gli adolescenti, perché non perché li dobbiamo capire, perché non è questo il punto, perché ci hanno tantissimo da dirci e da insegnarci. Ed è fondamentale per noi. Allora, forse, dottoressa Tremante, gli adolescenti più di altri si chiudono in camera e si isolano, a volte tendono a stare da soli con i social soprattutto, ma a chiudersi nella loro cameretta. Beh, diciamo che l'adolescenza è un gran lavoro, è piuttosto faticosa, anche impegnativa come età della nostra vita, e chiaramente crearsi uno spazio intimo significa anche un pochino individuarsi da quello che è il legame con i genitori, quindi cominciare a creare qualcosa di più segreto, di più personale, che ha proprio a che fare con la costruzione di una identità. E quindi questo chiudersi può diventare un primo momento di lotta in qualche modo per la crescita. Chiaramente di solito i genitori a questo rispondono cominciando a porgere l'orecchio alla porta, certo, per cercare di capire che succede. Quando era più giovane la nostra Mita Medici ha vissuto un po' delle fiabe, una fiaba artistica come... Ma io la vivo tuttora, non ne dubitiamo. Ecco, ma anche tu ti vuoi fidanzare moltissimo come la ragazza? Assolutamente tantissimo, proprio tante, capito? Ci si può fidanzare sempre per tanti anni. Innanzitutto stava un po' in mezzo a certe fiabe, come è l'operetta, come il cavallino bianco. Guardiamo insieme. Carino. Voi siete gentili, ringrazio davvero, ma caro signore, non siete con me sinceri. Ti giuro di no, io sono sincero, quello che ho detto è solo vero. Negli occhi miei c'è un osso che lo fa soffrire, chissà perché. Se sorridi tu, mai nel cielo fu tanto blu come il blu del tuo sguardo. Con quegli occhi di blu.
che bello, bello, eh? Che cosa ti fa ricordare? Momenti belli, no? Momenti belli a parte i miei personali con i miei colleghi, quella lì c'era un cast pazzesco: Paolo Poli, Gianrico Tedeschi, Gianni Nazzari, Tony Renis, Angela Luce, cioè era una cosa meravigliosa. Però non sviamo perché poi tu da queste dimensioni tutte romantiche, tutto il suo romanticismo, Mita Medici a un certo momento Mita Medici dove la trovavamo? In un contesto che dura da 50 anni, sempre negli anni si è rinnovato, in un contesto che è un po' più tosto, dove Mita, soli era difficile starci qua, si chiamava Piper, guardate un po'. Fabrizio, effettivamente è un luogo dove è difficile stare da soli. È molto difficile stare da soli. Cioè, per me poi personalmente è sempre stato, io abitavo lì vicino da bambino, da ragazzino, cioè. E i miei fratelli grandi andavano al Piper, io appena ho cominciato a frequentare, diciamo, anche se poi è sempre stato un posto, diciamo, molto ambito, molto frequentato, però non era facilissimo entrarci, ecco, cioè da dire che non era facilissimo. Ma per Mita Medici era facile, perché c'erano due ragazze al Piper, una era Patti Pravo e l'altra era Mita Medici. Ma sai cosa è stato importante del Piper? A parte il momento storico, la musica, ma in quello stare insieme, non stare da soli, però in quel modo di stare insieme, ognuno di noi, di quei ragazzi, capelloni, minigonne, qualsiasi cosa, ha trovato la propria individualità, il proprio desiderio di far sfrenare la propria fantasia, la propria creatività. Noi eravamo tutti insieme, sapevamo di essere una forza in qualche modo, però ognuno di noi cercava l'individualità, non l'individualismo, ma il fatto di costruirsi la propria identità. Ecco, la propria identità. Dottoressa Tremante, qui la si butta in caciara, perché qui si confonde l'essere single con l'essere soli, e io voglio capire un attimo una cosa. Si butta troppo in caciara. Qual è la domanda? Qual è la differenza domanda tra essere single e essere soli? Non è la stessa cosa? Allora, può essere sinonimo, nel senso che una persona che oggi chiamiamo single, una volta si diceva in altri modi, single è più carino. Può essere una persona che per scelta o per fatalità. Non ha una relazione sentimentale, perlomeno non ufficializzata, perché anche questo bisogna dire. Molti di quelli che si dichiarano soli magari non lo sono, single, magari realmente non lo sono. Essere soli può essere, anche una condizione sofferta, ma non è detto che le due cose siano sovrapponibili. Ma è vero che la solitudine può essere guardata con diffidenza, lo chiedo anche a Fabrizio, cioè dici guarda quello e sta sempre da solo, allora uno viene guardato con diffidenza, è possibile? Sì, guarda, io posso dire, a me mi è capitato una volta una sensazione stranissima, devo dire che mi ha molto colpito, ero a Milano, lavoravo a Milano quel periodo, e quando io amo molto stare in mezzo alle persone, però amo moltissimo stare da solo, e io quando lavoravo all'epoca, insomma, per un telegiornale di Mediaset, e quando avevo un giorno di corta io me ne andavo da solo a fare delle passeggiate a Milano, poi mi mettevo al bar con il libro, con i giornali, un po' come si fa a Berlino, a Londra, certo, eccetera, ma Milano non è così. Milano mi guardavano strano perché dicevano questo non lavora. Alle 11 che sta a fare Piazza Duomo, a via, dovunque stava, seduto al bar. Poi il secondo aspetto, il secondo passaggio era: ma perché sta solo? Cioè mi guardavano con diffidenza, perché o ero un nulla facente, nulla tenente,
o ero uno strano perché stavo da solo? Io dico, beh, sto da solo, leggo il giornale, mi prendo un caffè. Allora, sta di fatto, torniamo da dove eravamo partiti, sta di fatto che la signora Emita Medici un giorno incontra un uomo fascinoso, lei l'ha chiamato, lei la definisce bello come il sole, che probabilmente le ha detto mi innamoro di te, guardate un po'. Me innamoro di te, se no che vita è, lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare, ma ancora il cielo va. Insomma, tanto ha fatto, tanto ha detto che praticamente Mita Medici e Franco Califano vivono una grande storia d'amore. Mita era giovanissima, avevi quanti? 17 anni? Sì, 18, 17 anni. Lui poco di più, 25, eccetera. Lui era un po' più grande, certo, però un poeta, una cosa. Poi ci siamo incontrati a Milano noi, in una casa discografica. Lui che adottato romano, insomma, perché lui non è veramente di Roma, ma insomma Roma era. Vediamo le foto di te con lui, vediamo le foto. E io romana di Roma invece, e quando si incontrano due romani, si incontrano a Milano, è come se stessi in Uganda, non lo so, hai capito, dall'altro capo, cose eccetera, già questo face... tu conservi un ricordo molto dolce di lui, di un uomo delicato, gentile. Sì, devo dire che è, perché è con me innamorato, insomma, moltissimo anch'io, è stato una cosa, beh, ma credo che per questo poi sia rimasta un po', diciamo, io ero molto giovane e quando poi ci siamo lasciati, cioè una storia d'amore bella questa, sì, bella assolutamente, poi condividevamo la musica, le cose e basta, ecco, nel senso, oltre l'amore eccetera, però ecco, per me è stato un amore importante. Ma giovanile. Adesso... perché io ero veramente. Però, per lui era già più maturo, per questo poi è rimasto forse. Però lui ha sempre conservato di te un ricordo molto dolce. Esatto. Guarda un po'. Ecco. Poi gli anni del Piper. Franco, 27enne, incontra una giovanissima ragazza, la 17enne Mita Medici. Nasce un grande amore, il più importante della sua vita. È il mio passato più indovinato. È una cosa che a partire dal mio passato è pulito. È indovinato, insomma, tenero. Hai capito? Ma è vero, ma guarda, ma infatti poi vedi, sono quelle cose, perché non è stato un lunghissimo, una lunghissima, però è stata una storia vera, bella, vissuta finché doveva essere vissuta, non so come dire, quindi mantiene il fascino della, però, quasi della leggenda adesso, no? Però attenzione. Un bel giorno Franco Califano ti dice che sarebbe dovuto recarsi fuori Roma, non so dove. Ecco, poi che succede? Dica. Ecco, no, niente, perché poi sai le cose, appunto, per dire un po' anche come sono fatte. Allora, fuori Roma, eccetera. Poi io, quando, siccome noi vivevamo insieme, quando lui non c'era, cosa, magari tornavo da mia madre, non so, sai quelle cose. Che ho fatto sempre, mia madre mi è venuta a prendere per stare due giorni con lei, così. Però quando stavamo per andare, ho detto, guarda, c'era un ristorante dove noi andavamo sempre con Franco, perché chi cucinava lì fra tutte e due non è che proprio c'era la vita, diciamo, da casalinghi, e quindi andavamo in questo ristorante e io dico, ma passa un attimo qui che io devo andare a vedere una cosa, sai quelle come veramente le streghette, no? Che noi... E entro dentro il ristorante, perché è abbastanza grande così, e c'è Franco con la mia segretaria era allora, eccetera, e un'altra cosa. Così doveva essere invece fuori. Allora mi guardano loro terrorizzati, spaventatissimi. Perché poi quando la fai, quando sei. E io ho detto, ah beh, buon appetito. Poi sono andata via, da mia madre mi sono fatta riaccompagnare a casa, ho preso tutte le mie cosine e me ne sono andata per sempre. Porta pazienza, te ne sei andata per sempre. Ma tu vuoi dire che non l'hai perdonato, non gli hai dato una chance? Poi ci siamo rivisti, per carità, no, perché poi se le cose quando sono, insomma, vere, importanti, per carità, non può finire così, come si dice. Capito. Però era in qualche modo, c'era qualcosa che si era.
come intaccato, guastato quella che era poi la mia estrema. Io se ho fiducia in una persona, se mi rimane difficile. E sei rimasta un periodo da sola, tornando al tema poco, della sua poco. Molto. Poco. Allora, no. Ma mita medici, ma insomma. Ragazzi, è che io sono sempre stata molto riservata e discreta sulle mie cose. Cioè, poi qualcuna certamente è venuta fuori, ci sono, però nel senso importanti, le storie importanti che sono state come dei matrimoni, perché io non mi sono mai voluta sposare proprio per evitare le carte, ecco, gli impicci, la burocrazia, diciamo così. Fabrizio, andiamo a vedere, e poi appena rientriamo torniamo subito dalla dottoressa Tremante, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo un attimo anticipato brevemente prima della solitudine, cioè la solitudine come esperienza costruttiva. Lo vediamo questa introduzione da parte di Giovanni Grandi. Vuol dire sostanzialmente la possibilità di ascoltare il proprio silenzio, di raccogliere tutte le pressioni che lo abitano e di governarle in qualche modo, di mantenerle insieme in armonia, di saper scegliere cosa tenere e cosa lasciare. Quindi la solitudine è un tempo estremamente prezioso, una condizione, una capacità, potremmo metterla in tanti modi diversi, ma per dire sostanzialmente sempre un'unica cosa, che ritirarsi ogni tanto e vivere un tempo di silenzio e di solitudine è molto utile per misurarsi con le parti di se stessi. È molto importante sostanzialmente per prendere confidenza con la lotta interiore, con il combattimento tra le diverse pressioni che noi ospitiamo e che ci spingerebbero a fare una cosa o l'altra e ci mettono davanti alla condizione di dover prendere delle decisioni. Quindi la solitudine favorisce la nostra capacità di scelta, allo stesso tempo è una condizione che amplifica la nostra capacità di ascolto interiore. Quindi potremmo dire che ogni tanto isolarsi è importante per poter trovare la solitudine, ma un isolamento senza solitudine rischia di rimanere sterile, anzi di essere qualcosa di particolarmente gravoso. Ecco, però dottoressa Manuela Tremante, bisogna trovare questa capacità, no? Di parlare, di ascoltare se stessi, di stare in silenzio, no? Beh, mi è venuto in mente, ascoltando quello che è stato detto poco fa, un po' la figura dell'eremita, no? Tutto sommato l'eremita è una persona che sceglie di crearsi uno spazio che diventa veramente uno spazio di incontro potente, potentissimo con se stesso. Un'altra, diciamo, associazione che mi viene di fare è un po' quella con il concetto di mente zen, mente di principiante. La mente zen, cioè del principiante, è una mente vuota, un po' come quando noi facciamo silenzio, facciamo il vuoto anche interiore, ma questo non è un danno, anzi è un beneficio, perché all'interno di questo spazio che si crea nella mente, anche così libero dagli ingombri, può nascere qualsiasi cosa, ci si può mettere tutto quello che si vuole, anche di nuovo, e quindi diciamo che la mente del principiante è molto più libera e creativa rispetto a quella dell'esperto, che è più piena. Quando parliamo, abbiamo tutti intorno, a volte neanche scelti veramente, ma solamente per difenderci, ecco, lì si fa un sacco di rumore e si fa un sacco di, come dire, di massa, che però non lascia la libertà di creare qualcosa, certo, di nuovo. Io credo che progettare sia una delle cose che più fa meno sentire soli, cioè se tu hai dei progetti nella testa o ti dedichi a qualcosa, no? Posso dire una cosa a proposito proprio di solitudine, di isolamento, quello che abbiamo un po' subito tutti, soprattutto nel primo periodo, eccetera, così mi sono resa conto io stessa che appunto so stare benissimo da sola, sto con gli amici, ho 10.000 interessi, però, e questo l'ho sentito dire da altre persone, quindi mi rivolgo anche alla dottoressa, ma insomma, che spero sia passeggero, che parte di questo tempo in solitudine, che appunto io non ho mai sofferto, però, e neanche adesso, però mi rendo conto, mi sono resa conto che mi va meno di fare le cose, nonostante ne abbia il tempo, no? È vero? Ma sì. Ecco, perché io questo l'ho sentito da tanti amici, sì, amiche, sì, 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 che avrebbero, io avrei 10.000 cose da fare, in certi momenti quando ce l'ho questo tempo, anche troppo, poi no, lo perdo il tempo, perché poi io sono la regina della perdita di tempo. Non è mai perdita di tempo, no, sì, esatto, sì, è un'esperienza. Dottoressa Tremante, io lo ripeto un'altra volta, fino alla nausea, che la solitudine più grave
è quella di non essere ascoltati, di non essere capiti. Assolutamente, capiti. Sì. Non so se tu sei d'accordo. Beh, la mia professione è legata assolutamente a questo, rimettersi in contatto con se stessi e con l'altro, proprio per trovare finalmente un momento in cui mi sento riconosciuto, cioè mi sento ascoltato, mi sento capito per quello che sono veramente, senza interpretazioni, senza giudizi, esatto. Pregiudizi. E questo è una delle cose che più sta a cuore agli anziani, cioè quelle di sentirsi utili, di sentirsi ascoltati. Guardate questa clip che è di Giro Nonni, che è una realtà sociale di assistenza agli anziani, e in pochi secondi dice tanto. Guardiamolo insieme. Ci si è resi conto che c'erano tanti anziani che si venivano anche a servire, a mangiare in Caritas, ma che in realtà avrebbero potuto rimanere a casa propria se solo qualcuno avesse portato del cibo da loro. L'importanza di questo servizio sta sì nel pasto caldo, ma soprattutto nell'andare incontro a un altro aspetto della loro vita, che molto spesso è la solitudine, perché questi anziani, nella maggior parte dei casi, non hanno una rete familiare vicina. Questi ragazzi mi hanno ringiovanito, sono molto carini, io li ringrazio sempre, d'estate gli do la bottiglietta dell'acqua fresca. La cosa che mi ha colpito sempre di questi anziani è che davvero ti accoglievano come fossi loro nipote, e anche a volte ti chiedevano un consiglio, o tu chiedevi un consiglio, perché non avendo i nonni vicini avevi piacere di avere un consiglio da parte loro. E mi ricorderò sempre un anziano che era rimasto completamente solo perché non si era sposato, non aveva figli. Con lui abbiamo festeggiato, non mi ricordo se erano 96 o 95 anni, comunque un compleanno importante, e la sua gioia nel momento della torta era stata proprio: non avrei mai detto di trovarmi così tanti giovani accanto che facevano festa con me per 96 anni. Sono amici. Io ho scoperto che gli anziani, che certamente possono vivere una condizione di salute, di solitudine, ma non fino in fondo, perché hanno una risorsa, gli anziani. Chi mi vuole rispondere su questo? La risorsa è quella di essere capaci di parlare con le persone che non ci sono più. Cioè gli anziani parlano con le persone che non sono più qui tra di noi. Guarda, sì, prego. No, io volevo aggiungere un piccolo pensiero, perché rispetto a questa cosa della solitudine degli anziani, del malessere delle persone in difficoltà in questo periodo, diciamo, di pandemia. Io ho notato una cosa che a me ha molto colpito. Io, insomma, ovviamente come tutti ho persone, familiari anziani, persone malate, persone che hanno delle difficoltà, insomma, no, nel circolo, nelle famiglie, eccetera. E ho notato che questa pandemia paradossalmente ha portato un risultato, adesso senza entrare nel merito, chiusure, non chiusure, fare, non fare, eccetera, però ha portato un risultato stranissimo. Cioè le persone, per esempio gli anziani in solitudine che stavano male, che vivevano una condizione di difficoltà, sempre la vivono, no? Non con la pandemia, la vivono continuamente, chi ha una malattia cronica, chi si deve curare, chi sta in casa. Noi tutti eravamo in quella condizione lì. Cioè noi tutti eravamo in una condizione di malattia in qualche maniera, e quindi con una diciamo una solitudine, un isolamento provocato, per cui paradossalmente noi ci siamo messi allo stesso livello delle persone malate, sole, che vivevano una difficoltà. Vero, per cui si è creata come una livella, come diceva Totò, a livella sulla vita, non sulla morte, no, una sorta di livella, cioè, e tu vedevi che queste persone che stavano male, dicevano, però vedi, stavano meno male, perché stavano male anche gli altri, adesso non vuol dire... No, cioè, ma è arguta, interessante. Do la parola subito dopo la pubblicità sia a Mita che alla dottoressa Tremante. Come dico io sempre con Katia Napoleone, restate con noi perché noi restiamo con voi. Oh,
Questo è quello che accadeva quando Fabrizio Berruti scriveva il libro, perché praticamente balla con Dancing with Myself, cioè ballo da solo con me stesso, accadeva questo, perché le persone, appunto, questo era un bellissimo remix, distanziate ballavano da sole. Beh, da questo punto di vista sono stati fatti tanti esperimenti molto belli. Mita, che volevi dire? Volevo dire una cosa, scusa, che c'entra, siccome ho visto nelle varie pubblicità di animali, di cose da mangiare, eccetera, volevo fare un appello, visto che è il momento dell'estate in cui la gente parte, quella che si può, insomma, ci si muoverà, di non abbandonare i vostri animali domestici, i cani e quant'altro, perché ci fanno tanta compagnia quando ci sentiamo soli e poi magari ci servono. Hai più. Fatto molto, invece non... Hai fatto molto bene, anche perché devi sapere che NSL ha un'anima animalista assoluta. Esatto, l'hanno dato. Certo. E c'è proprio un programma che va in onda ogni martedì alle 21:10, ogni martedì sera, c'è Pronto Vet, si chiama, ed è un programma condotto da Antonio Versano e da Martina Gatto, che proprio si prende cura, proprio, è la parola giusta, degli animali. E questo è importante ricordare. Poi anche gli animali soffrono la solitudine. Come no, quindi come no. Ma gli animali hanno sentimenti, è questo, certo, che non siamo riusciti a capire, cioè molti di noi non sono riusciti a capire. Dottoressa Tremante, abbiamo parlato degli anziani, voglio dire spendere una parola sui bambini a proposito della solitudine. Forse i bambini ci danno sempre l'esempio, perché e sono le persone che più di altre riescono a non stare sole, cioè a dare amicizia al primo che arriva, cioè agli sconosciuti, no? Il bambino ha questo istintivo, no? Questa socialità. Socialità istintiva, no? Beh sì, diciamo che è una ricerca di base, che impariamo tante cose attraverso lo stare con l'altro. Il bambino deve imparare a stare con l'altro, perché significa anche imparare il senso del limite, il senso del confine, il senso del me, te. Il bambino nasce molto egocentrico, come se tutto il mondo dovesse girare attorno a se stesso. Incontrare gli altri significa anche capire che non si è gli unici proprietari dell'universo, e quindi si impara tanto e si cresce tanto. La ricerca della socialità è fondamentale, è importante poterla accompagnare nel modo migliore possibile. Dottoressa Tremante, qui facciamo tutti i fichi, cioè io no, però la signora Medici sì, dice io qua vado, faccio, smonto qua. No, però qui c'è uno studio, dica lei dottoressa Tremante, che dice che chi vive da solo può ammalarsi più facilmente chi ha una vita sociale, addirittura le donne in gravidanza da sole possono avere delle complicazioni rispetto a donne che invece sono in compagnia. Come ma stanno? Diciamo che allora personalmente tenderei a non generalizzare, a non dare per assoluta. No. Però ci sono degli studi che dicono. Certo, questo. Certamente. Sicuramente quando andiamo sotto stress, quindi se lo stato di solitudine è vissuto in modo disagevole, se è legato ad uno stress emozionale, probabilmente questo interferisce con il buon funzionamento del nostro sistema immunitario, per cui ci possiamo ammalare più facilmente. La relazione, se è una relazione che dà sostegno, allora ci aiuta magari a stare anche meglio in salute, ma non sempre, perché una relazione disfunzionale purtroppo produce lo stesso stress e il nostro sistema immunitario ne può risentire comunque. Fabrizio Berruti, abbiamo scoperto che Mita Medici disinvoltamente può tranquillamente andare al cinema da solo, fare un viaggio bellissimo da sola. Vale anche per te. Ma guarda, io andare al cinema da solo lo amo molto. Però sii sincero. Assolutamente. Guarda, io per tornare sul tema animali, una delle cose che mi è più mancato in questo periodo, e che mi è mancato anche da prima, sono qualche anno che mi manca, e io ho sempre avuto cani, e io facevo una passeggiata la mattina di un'ora e mezza, dalle 7 del mattino, 7:30, me ne andavo a Villa Borghese, camminavo, pensavo, ragionavo, riflettevo, e mi manca tantissimo questa cosa. E nel libro c'è una bellissima e divertentissima intervista con Paolo Rossi, lo scrittore, il comico, l'attore, eccetera, e che ragiona sul fatto che se si può ridere con la pandemia, e lui dice: la mia più grande sfiga è che io
ho sempre avuto il cane e il mio cane mi è morto 2 mesi prima che cominciasse la pandemia e non c'avevo più il cane, non sapevo più come fare, non sapevo più come andare, perché per me il cane era la... ecco questo, gli animali in questo aiutano, questo fra l'altro non dico, dico una cosa abbastanza scontata, ma insomma sono utilizzati anche nelle terapie, come no, proprio di assistere alla terapia, esatto. Vero dottoressa? Certo, assolutamente sì. Alcuni animali sono specializzati, esatto, per l'autismo, per esempio, esatto, delfini e cavalli. Esatto. Comunque io chiederò istruzioni a Mita Medici, vabbè, di come si fa ad andare al cinema da soli. Il cinema solo è la cosa più bella che c'è. Anche a teatro non è bello andare da soli. Poi è bello andare anche in compagnia. Ma non è vero, però è bellissimo andare da soli. Ma uno deve condividere. Ma siete, ma al cinema devi stare zitto. Ma siete narcisisti, siete. Siete narcisisti. No, perché uno va al cinema per vedere il film. Al buio, narcisista al buio. Ma uno, può condividere una cosa con qualcun altro, cioè, certo, guarda però, adesso non ci sono, a Roma non ci sono più queste cose, però un tempo quando noi ero, io ero ragazzo, cioè, io mi ricordavo che a me, io adoravo ad agosto andare al cinema da solo e mi ricordo che andavo a vedere quando stavo, magari stavo a Roma perché ero stato rimandato e dovevo studiare, mi andavo a vedere da solo i film dell'orrore, quindi io per esempio La notte dei morti viventi la prima volta me lo sono visto da solo e me lo sono goduto e mi è piaciuto tantissimo e non ho avuto paura. Sì, bene. Sì, no, io infatti ho quasi rotto un'amicizia, quasi, perché le amicizie insomma è difficile romperle, quelle vere, ma perché andando al cinema con un amico, quello faceva i commenti. Sì, no, insopportabile. No, io, guarda, insopportabile. Vabbè, ma tu scegliti gli amici. Quello che dice proprio, che ti anticipa la scena, che ti dice, sì, ah, guarda, guarda, oppure, guarda me... che fa, guarda, esatto, che fa, guarda, e tu gli dovresti dare una mazzata in testa. Fai dei test prima, insomma. No? Esatto, farò dei test. Dottoressa Tremante, come possiamo far chiudere l'argomento solitudine e solitudine come una risorsa, insomma, come la possiamo mettere su una chiusura positiva? Insomma, io credo di aver detto già che a volte la solitudine può essere ricca di grandi sorprese, chiaramente è uno spazio, può essere una scelta. Direi che forse quello che mi va di dire, proviamo a giocare, a sperimentare. Tutto sommato nello sperimentare si può andare ma anche tornare indietro, non è una condanna provare a fare, non so, magari una volta a Raffaele per esempio andare al cinema da solo e vedere com'è, può essere un esperimento da cui si può anche posso dire una cosa, io però vorrei, in tutto questo sì, va bene tutto, vorrei fare un invito, però l'invito è che chi si sente solo non deve avere paura di dire a qualcun altro che si sente solo, no? Assolutamente. E quindi di chiedere una mano, un aiuto, insomma, perché non c'è nulla di male, no? È vero. O no? Certo. A volte però per vergogna, per pudore, non so per quale altro motivo, non avviene questo. A volte la persona in qualche modo, prima qualcuno di voi parlava del farsi vedere da soli, a volte le persone temono molto il giudizio degli altri in quel caso, si sentono un po' svantaggiati, ma mi vedono da solo, chissà che penseranno bene di me. Bene. In una società dove ti devi far vedere sempre in mezzo alle cose, con i social, non i social, eccetera. Allora, così sembra una vergogna, invece no. Anzi, può essere un momento di vittoria. Chiedere alleanza è cosa buona e giusta. Cosa sempre. Siamo con voi ai saluti, ma non con gli amici a casa, perché abbiamo ancora la GMS Show di blog. Allora, io voglio di cuore augurare una buona estate a Fabrizio Grazie, Berruti Raffaele. E al suo libro molto bello 2021, che è una lettura davvero interessante per l'estate, da portare in vacanza, da portare davvero per approfondire la nostra storia presente, quindi è uno strumento per, può diventare sicuramente un libro di storia, una testimonianza. Beh, fra 10 anni, quando leggeremo questo libro, verranno fuori cose molto interessanti rilette 10 anni dopo. Certo. Allora posso dire una cosa? Sì. Scusate, ma io sono intemperante, questo ormai l'avrete capito. Sì. Allora, visto che parliamo di libri, parliamo di teatro un attimo, perché io da agosto poi debutto con uno spettacolo che si chiama Elena, la famosa Elena di Troia. Ecco. E però presa dai poemetti di Chianis Rizzos, che è un autore greco.
greco contemporaneo, che è proprio a proposito di solitudine, no? Questa donna di cui si racconta, sì, insomma, miti e leggende, e per causa di guerre, di scontri, è la sua grande solitudine, perché la realtà poi spesso è molto e allora diversa anche dal ad mito. Ad agosto ti verremo ad applaudire, sì, e a vedere. Allora andremo mentre la dottoressa Tremante, le auguriamo anche a lei una buona estate. Grazie, perché fa del bene, del contributo, perché per me è molto importante, fa del bene ai suoi pazienti, Mita Medici, sì, auguriamo una buona estate, l'andremo a applaudire. Poi l'andremo a trovare in camerino e le chiederemo aggiornamenti sulla sua rinnovata socialità. Esatto. Hai visto mai di qualche storia d'amore sbocciata nel pieno dell'estate? Certo. Chi lo sai? Esatto. Bene, ti auguriamo ogni bene. Grazie, Mita Medici. Grazie davvero. Grazie. Adesso ci vediamo, salutiamo gli ospiti, ma prima di passare alla jam session vediamo la nostra provocatrice di blog, che fa le provocazioni proprio sul tema della solitudine, Arianna Porcelli Safonov. Ah, grande. Arianna Porcelli Safonov, vediamo. Ad essere onesti con se stessi bisognerà ammettere che siamo tutti più o meno fatti allo stesso modo. Ad esempio sotto l'aspetto delle cosiddette relazioni umane. Chi di noi ama la gente? Nessuno. Chi di noi non ama la gente non rendendosi conto di essere parte della gente? Nessuno. L'entusiasmo nei confronti delle video chat di gruppo dimostra quanto in realtà, pur disprezzando normalmente la presenza di altre persone, siamo disposte a sopportarle in certe circostanze, pur di non avere a che fare con noi stessi, pur di non dovercene restare più di qualche ora con quella persona cacacazzo che è la nostra. Una persona molto intransigente la nostra, con la quale, anche se magari uno non se lo aspetterebbe, non abbiamo molta confidenza. Eppure ce la troviamo per casa nei momenti più improbabili. A volte abbiamo i deliri di onnipotenza e la sovravvalutiamo. Nella maggior parte dei casi invece la detestiamo, perché sappiamo che quella persona lì, la nostra, è responsabile della maggior parte dei nostri problemi. Ma soprattutto sappiamo che non è facile tenere occupata una persona del genere e distrarla in questo delicato momento che stiamo attraversando. Un momento in cui uno si trova in casa, appunto solo con la propria persona, a dovere addirittura, per assurdo, pensare alla propria vita, traendone magari delle conclusioni che potrebbero essere disastrose. Come sarebbe bello se, anziché lanciarci in relazioni di sostegno, trovassimo una mediazione, una sorta di dialogo con noi stessi in questi giorni, in modo da trovarci pronti, quando sarà il momento, a ritrovarci ancora più asociali. Ecco. Com'era bella, com'era interessante, arguta, sempre provocatrice la nostra Arianna Porcelli Safonov. Ma è arrivato il momento della jam session di blog, ed è arrivato il momento di accogliere il nostro ospite, che è architetto. Benvenuto ad architetto. Ciao a tutti, che piacere. Benvenuto. Ciao. Ad architetto, benvenuto alla jam session. È un piacere stare qui davvero. Grazie, sei molto gentile. Architetto è un artista romano, sì, perché è romano, giovane perché sei giovane, insomma, hai 26 belle cose anni per adesso. Hai 26 anni, ma si può dire che tu abbia una vita molto intensa già a 26 anni, perché insomma sei andato via dall'Italia, sei andato in Sud America, proprio parlando di socialità, insomma, ne hai viste tante, e poi sei tornato. E poi com'è la scoperta della musica? Perché la musica fa parte della tua vita? Io ne parlavo pure prima con amici, no? Perché sì, nell'attese stavamo parlando proprio di questo, ed effettivamente io ho cominciato con la musica grazie a mio padre, che mi forzò quando ero un pochettino più piccolo a fare un corso di chitarra classica alle medie, sapete, quei corsi sperimentali, no? Mi fece fare questo corso di chitarra quando io in verità volevo fare flauto traverso, e quindi ho affrontato tutto questo percorso facendo la burrée di Bach, musica classica, che in effetti all'inizio mi aveva un po' spaventato. Però poi dopo circa 5 anni, iniziato al liceo, invece l'ho utilizzando un po' più come una valvola di sfogo, questo suono della chitarra e lo strumento. Ed è stato un po' per caso, però è stato anche un momento nella quale mi sono sentito molto a mio agio con la musica, insomma. Bene. Diciamo, hai fatto due brani, sì, ad oggi in ordine cronologico. Il primo è Boom, che adesso andiamo ad ascoltare. Di cosa parla Boom?
Allora, Boom è una canzone dove fondamentalmente volevo raccontare il mio stato d'animo comune, che era quello sull'onda dell'esplosione, ma perché poi dell'esuberanza, diciamo, sì, assolutamente sì, ma soprattutto il lato positivo del saper esplodere, della solitudine. Poi ascoltavo prima il programma, ovviamente, sì, che c'era questo sorta di dare un senso alla solitudine in quanto fase produttiva, ed è proprio quello, perché in Boom cerco di raccontare quanti momenti nella vita puoi essere solo, e quando ho degli amici che mi accompagnano ovunque, effettivamente sono sempre quelli e ti danno tanto, insomma. Boom voleva raccontare un po' tutto questo. Quindi, quanto mai in tema con la puntata di blog di oggi, siamo lieti di accogliere un talento come te. Adesso ascoltiamo con religioso silenzio il brano è Boom, e ce lo esegue Architetto. È un piacere, grazie. Facciamo un altro giro, che giriamo come i matti in una 500 piena di pupazzi, e sì, si è fatto tardi, siamo pure stanchi, non riesco a fermarmi e non riesco ad amarmi, e boom, brilliamo come le bombe, da soli una generazione, i ragazzi per bene diventano iene, e tu credi che rimarrò solo, ma levami gli occhi di dosso, che scappo in un posto nascosto, e prenderò la pioggia e prenderò anche il sole al solito parcheggio con le solite persone che hanno preso la pioggia, che hanno preso anche il sole al solito parcheggio tra milioni di persone. Ci hanno chiamato in mille modi e non ce n'è fregato un cazzo, siamo andati avanti passo dopo passo, con voi ho combattuto ogni forma di imbarazzo, sono finalmente orgogliosamente pazzo, e non mi interessa se vomito in piedi, continuo a parlare con tutti i fratelli di tutti i problemi, di tutti i pensieri, non c'è più mio padre. Non mi interessa di quello che pensi, che sembro cambiato e che sembro un po' perso, vesto di nero però nero lucido, quando mi guardi lo sai che mi illumina, e boom, ci tirano ancora le bombe, da soli una generazione, i ragazzi per bene diventano iene, e tu credi che rimarrò solo, ma levami gli occhi di dosso, che scappo in un posto nascosto, e prenderò la pioggia e prenderò anche il sole al solito parcheggio tra milioni di persone che hanno preso la pioggia, che hanno preso anche il sole al solito parcheggio con le solite persone. E mi dispiace se mi chiami la bestia, se ti senti, ti vedi troppo diversa, non è colpa mia se stiamo a sta festa e tu vai pure via, che io prenderò la pioggia e prenderò anche il sole al solito parcheggio con le solite persone che hanno preso la pioggia, che hanno preso anche il sole al solito parcheggio tra milioni di persone. E questo è Boom. Boom! Architetto! Architetto, grazie. Adesso noi ci avviciniamo ad ascoltare quello che è il brano in uscita proprio da pochi giorni, è il brano in promozione, è un brano che si chiama P
Pizza e Panico, vediamo la copertina del singolo che lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, andatelo a prendere perché è veramente delizioso. Dunque, grazie. Pizza e Panico nasce anche da una vocazione. In genere gli artisti giovani hanno un doppio lavoro, perché chi fa il cameriere, chi fa, insomma, chi lavora nei locali, c'è, cioè, una cosa molto bella, molto dignitosa, per sostenersi rispetto a un lavoro duro che è sempre pieno di incognite, come quello del cantante, dell'artista. Ecco, invece, architetto, che ha fatto come secondo lavoro il pizzaiolo, in realtà fa il pizzaiolo, ecco, ha conservato questo che è più che un, cioè è diventato anche una passione. È, cioè, una passione. È una passione. Ma guardi, io combatto tantissimo con molti amici, ma con molta gente della mia età, che vede adesso ci sta la mania del lavoro, del lavoro, come se ci fossero delle classifiche di lavoro, dove il lavoro manuale in qualche modo è visto come denigrante, perché come fai? No, ma ti assicuro che adesso, ringraziando a Dio, con questi programmi tipo Masterchef e tutto questo, è rinata la vocazione. Ma ci sta quell'aspetto più importante dei lavori manuali, ma in poche parole, fare la pizza. Io ho cominciato facendo lo speedy pizza, da ragazzino a 14 anni, entrato dentro al forno. Io non ho mai smesso, ma tuttora faccio extra nelle pizzerie, perché ti assicuro, ritrovarti a fare un lavoro completamente fisico, dove produci cibo dalla farina, ti ritrovi da solo davanti, è una io cosa... io vengo a chiederti delle, ma quando delle vuoi, lezioni, quando vengo, vuoi. Voglio imparare, mi insegni? Assolutamente, ecco. Sì. Allora, in questo brano ci sono tanti sentimenti, soprattutto insicurezza, paura, senso di ribellione e di rivincita, in questo brano, insomma, e quindi già si sentiva da quello che tu dicevi, dalla bellezza che apporta questo mestiere della pizza, questo che è molto più che un cibo, è un mondo, è uno stato d'animo. Ti ascoltiamo con gioia davvero, ascoltiamo Pizza e Panico, architetto. Grazie. Lo sai che odio il telefono, lo tengo lontano quando posso, ma credo che il tempo sia il nostro. E arriva la notte, arrivano le lettere, ritardo di un mese, cosa può succedere? Le cotte, le botte sopra il marciapiede, la musica tecno nelle orecchie. Guarda che non credo che sia bello fare conoscenza con la solitudine, prezzo la pioggia senza ombrello e non mi pongo proprio questo vostro limite. Mi sento un ribelle a volte invisibile, ma giuro io non son sicuro di niente sul futuro, e che tutto quello che ho sono tatuaggi e stomaco dei ricordi all'estero, pizza e panico, pizza e panico. E arriva la polizia, arriva a casa mia ed è tutto blu. Io scendo, vado giù con i piedi a terra, una notte in una cella. Buongiorno principessa, Madonna che bellezza, e come faccio a dirtelo? Buongiorno principessa, Madonna che bellezza, e come faccio a dirtelo? E come faccio a dirtelo? Che giuro io non son sicuro di niente sul futuro, e che tutto quello che ho son tatuaggi e stomaco dei ricordi all'estero, pizza e panico, pizza e panico. Sulla pelle sai io dei disegni, tatuaggi dei miei limiti, se parli di tuo padre c'ho anche i brividi, e nella testa sai io dei ricordi fatti tipo troppe immagini, facciamo sempre i grandi sin da piccoli, ed ho
brividi, ho lividi, ho brividi, ho lividi, ho brividi, ho lividi, ho brividi e lividi e giuro, io non son sicuro di niente sul futuro e che tutto quello che ho, ho lividi, ho brividi, ho lividi, ho brividi, ho lividi, ho brividi, ho lividi e giuro, io non son sicuro di niente sul futuro e che tutto quello che ho son tatuaggi e stomaco dei ricordi all'estero, pizza e panico, pizza e panico, pizza e panico, pizza e panico, pizza e panico. Complimenti ad architetto. Pizza panico solitudine. È bellissima, io ti verrò presto ad ascoltare dal vivo. Ti lascio una riflessione, facci caso, una pizza tonda, per quello il tuo destino sarà da predestinato, sarà bello, perché tu hai messo in circolo l'artigianalità che è propria del pizzaiolo, ma che è propria anche di un artista, perché l'artista è un artigiano, e in entrambi i casi ci hai messo, lo fai con amore, e sono due cose. Guarda, io spero sono, che passi. Il disco è rotondo, è un 33 giri, la pizza è come un disco, no? Sono due, facci caso, no? Ma io spero che passi un po' il tema dell'umiltà, ma in generale, ma perché cioè nella vita io penso che ognuno ha dei ruoli, ma soprattutto ha delle conoscenze, quindi assolutamente. Ma guarda che non è scontato, perché la gente, ma pure quando fai musica, cioè ti rendi conto quanto la gente voglia sovrastare in campi che non ha idea proprio di quello che sta facendo, però per la voglia di in qualche modo di andare oltre, quindi piace parlare. La verità è che nessuno in verità sa quello che succederà nella vita, bisogna rimanere umili ed apprezzare quello che hai. E secondo me, per me era la pizza, perché facevo il pizzaiolo e faccio il pizzaiolo, però il sapersi accontentare, il saper apprezzare quel lato solo, negativo, di ansie, fa parte della vita. Rimaniamo in qualche modo umili. E, per questo, me. E questo sarà un grande tesoro per te. Auguriamo ogni bene. Grazie, architetto. Piacere, a presto. Grazie, ogni bene. Grazie. È arrivato il momento dei saluti. Ringrazio la grandissima squadra di NSL. Grazie alla regia video, a Luca Celia. Grazie. E a Ludovica Della Vedova. Grazie alla regia audio di Leonardo Sinibaldi. Grazie, Leonardo. Grazie alla redazione quest'oggi curata da Martina Gatto e grazie alla nostra super producer Erika Menghi. E grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo giovedì prossimo, però apriamo le linee telefoniche e ci parliamo. Mica mi volete lasciare da solo. Ancora due settimane insieme, ancora giovedì prossimo che è il 22 e poi il 29 per stare insieme e cercare l'isola che non c'è. Siate felici, mi raccomando, in questi giorni per quello che si può. Ci vediamo giovedì, la troveremo l'isola che non c'è, seconda stella a destra. Vai dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti rinuncia. Forse ancora più pazzo di te. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine per il bene del mare.